aggiungere, diciamo, una terza riflessione. Noi abbiamo parlato dell'impegno degli amministratori locali, no? Il fatto che arrivino a governare dei territori persone che vengono elette anche dichiarando il proprio impegno contro la morte. Sicuramente la notizia di Renato Natale, sindaco al Casal Principe, una cosa che ha emozionato tutta l'Italia, che si batte sul fronte contro le mafie, perché è stato sicuramente un segnale di speranza e di approvazione del governo del territorio. E guardate, in tutta questa vicenda della terra dei fuochi, i circoli locali della Lega Ambiente lo sanno, noi ce ne occupiamo come Lega Ambiente ormai da tantissimi anni. Io personalmente, diciamo, sono diventata stanziale ormai qui da settembre, perché è davvero, cioè, su questi luoghi si gioca anche la credibilità di un intero Stato, perché quello che è stato permesso in questi territori è, come dire, una sconfitta dello Stato in senso generale, e quello che va innanzitutto recuperato è la credibilità delle istituzioni. Io ho molta preoccupazione di quando, come dire, nelle assemblee, nei luoghi pubblici che pure in questi mesi abbiamo frequentato, si inneggia l'immunità delle istituzioni o al fatto che lo Stato è colpevole, quindi è inutile. Perché il fatto che lo Stato siamo noi e che le istituzioni ci devono rappresentare, che le istituzioni devono essere un fattore di legalità, di civiltà, di democrazia e di garanzia della salute dei cittadini, credo che sia un valore da cui non si può assolutamente prescindere. Allora, sicuramente i sindaci che si impegnano sul territorio sono fondamentali, è fondamentale la rete dei cittadini, le associazioni, l'abbiamo detto, noi della Lega Ambiente abbiamo vissuto inizialmente con frustrazione il fatto che scrivere questo rapporto, no, da 20 anni, quasi mi viene da dire, ma quindi è inutile. E invece poi trovarci accanto tante organizzazioni, i comitati, è stato, come dire, un bel risveglio, è stato un modo importante per dimostrare che accanto, anzi contro la criminalità organizzata, esiste anche una rete organizzata della legalità, della giustizia sociale, e che le associazioni e i comitati ne fanno parte. Su questo però io vorrei fare due considerazioni. La prima considerazione è che in questo paese, in questo momento, si sta facendo una riflessione sul terzo settore, ne ha detto il Consiglio, anche la luce del fondo del terzo settore, nella, come dire, nell'indifferenza generale di questo tipo di realtà, cioè nel senso che vengono ignorate totalmente queste realtà e quasi veniamo vissuti da una certa retorica politica come un peso, come dire, come un sistema da superare. Ecco, io vorrei ricordare a coloro che al governo stanno riflettendo sulla riforma del terzo settore, che il terzo settore sta lavorando da presidi come questi, che sul territorio andrebbero sostenuti, valorizzati, che hanno garantito negli anni quello che lo Stato spesso non è riuscito a fare, cioè presidi di legalità, speranza, partecipazione, coesione sociale. L'altro elemento che mi permetto di sottolineare da non autoctona, diciamo, è che io credo che la rete delle associazioni, le associazioni al loro interno garantiscono quella coesione sociale tra le persone, anche quel superamento della cultura del sospetto, che spesso è stata la base culturale che ha permesso anche un certo tipo di sistema, e questo è fondamentale. Noi dobbiamo recuperare anche, e lo abbiamo fatto in questi anni, la voglia e la fiducia dello stare insieme. Questo è fondamentale, per cui l'azione di dire io per primo chiedo di pagare l'acqua che consumo, o io per primo partecipo, perché comunque è fondamentale, perché comunque aprire un orto sociale, fare una manifestazione, leggere un libro ai ragazzi diventa un segno di civiltà, di legalità, che uno lascia e può partecipare, diventa assolutamente prezioso. Volevo però aggiungere a tutto questo ragionamento che è stato fatto ultimamente qui un terzo corpo. Noi con questo rapporto con mafia denunciamo quanto sta avvenendo in queste settimane nel Parlamento italiano. C'è una proposta di legge, un decreto anzi, approvato dalla Camera dei Deputati, che adesso è valutato sostanzialmente dalla Commissione Ambiente del Senato. È un disegno di legge che vuole introdurre i reati contro l'ambiente nel codice penale, perché quello che manca tra le armi, diciamo, che lo
Stato può mettere a disposizione delle forze dell'ordine e della magistratura che difendono i diritti dei cittadini è appunto una struttura legislativa adeguata che consenta di colpire gli mafiosi in generale. È troppo semplice delinquere in questo paese e su questi temi. Il disegno di legge è lì, è fermo perché si è mossa una parte importante dell'industria di questo paese, cioè ci sono ancora, come dire, i poteri forti industriali di questo paese che credono che le leggi e le regole vadano contro la competitività, la ricchezza, l'affermazione dell'economia. Mi domando se l'economia che noi immaginiamo per questo paese sia l'economia delle aziende che hanno per anni smaltito in questo territorio i loro scarti industriali. Se è quel tipo di economia che si vuole favorire, io penso che abbiamo abbondantemente. O quello delle cave. Quello delle cave, la cementificazione edilizia, voglio dire, c'è tutto un mondo che si è mosso sulla mancanza di regole e sul fatto che i reati contro l'ambiente, che si è capito poi, erano innanzitutto reati contro la salute dei cittadini, perché la terra dei fuochi questo ha messo alla luce, cioè non è che si colpisce l'ambiente e i cittadini sono tranquilli, non è solo un problema di, come dire, di inquinamento visivo, c'è un attacco alla salute, al diritto alla salute dei cittadini che è fondamentale, a un'economia sana, a uno sviluppo territoriale pulito e alla qualità dell'ambiente. E sono tutte cose collegate. Una delle grandi bugie del Novecento è stato pensare che i diritti potessero essere scollegati tra di loro, questo non esiste. Il diritto all'economia pulita è uguale al diritto all'ambiente pulito, è uguale a un diritto alla salute. Queste sono cose che assolutamente vanno recuperate ed affermate fortemente. Bene, c'è poi un altro fronte che blocca l'ingresso, diciamo, la discussione su questi reati ambientali, perché non sarebbero abbastanza, no? C'è sempre l'altra sindrome italiana della notizia, ci vuole ben altro, ce ne vogliono di più, ce ne vogliono di altri. Quello che fa paura e che sarebbe veramente importante far passare è il principio che il reato contro l'ambiente e quindi contro la salute dei cittadini non può essere un reato la cui sanzione è di natura contravvenzionale, cioè non si può pagare per uccidere i cittadini, non è possibile in uno Stato democratico. E quindi noi di Legambiente, pur avendo presentato degli emendamenti a quella legge, diciamo portiamola a casa così com'è, perché questo paese ha bisogno di un segnale forte sul fronte della legislazione che metta lo Stato di fronte alle proprie responsabilità. Quello stesso Stato che l'11 marzo è uscito con un decreto interministeriale sulla terra dei fuochi, al quale noi abbiamo detto: bene, benissimo, un primo passo avanti, finalmente ne avete fatto una questione nazionale, però attenzione, perché state dicendo che il fenomeno è marginale, state dicendo che in 3 mesi risolvete la questione. Quello che noi vi diciamo è che lì c'è tanto da scavare, c'è tanto da osservare. Cosa è successo? Il 7 giugno si è tutto bloccato. Ecco, è questo tipo di risposte che lo Stato deve iniziare a dare, recuperando una credibilità e un'agibilità sul territorio che davvero renderebbe onore, come dire, anche al sacrificio di persone come Antonio Cangiano. L'altra questione che volevo sottolineare, sempre sul fronte legislativo, ma dell'azione di governo in generale, c'è un'emergenza democratica in questo paese che si chiama corruzione. Le ecomafie fioriscono, crescono e spopolano sull'onda della corruzione. Il nostro sistema pubblico amministrativo è ancora troppo permeabile, anzi spesso è travolto dal sistema della corruzione, che sul terreno della gestione dei rifiuti e della pianificazione urbanistica vende la qualità della vita e del territorio alle mafie. Su questo le ecomafie hanno stabilito un potere consolidato che non si usa, per affermare il quale non usano più le armi, quelle che sparano, ma usano l'arma della corruzione, che è possibilmente ancora più devastante ed infiltrante, e le vicende che stanno avvenendo nel nord Italia lo dimostrano fortemente, che la corruzione è uno dei grandi problemi di questo paese. Noi abbiamo aperto l'osservatorio ambiente e legalità, lo abbiamo da anni in campagna, adesso l'abbiamo aperto in Veneto,
perché il fatto che si sia spostata una frontiera anche geografica dell'azione della camorra, che ci sia, come dire, un patto nella spartizione dei terreni di ricchezza, di business tra camorra e mafia, uno dei fronti emergenziali per esempio è il terreno delle agromafie, c'è un patto tra i clan di Catania e i clan del Casertano per la gestione delle derrate agricole, del trasporto, chi deve trasportare, quali merci, dove devono prendere la benzina, cioè c'è un controllo davvero su alcune filiere economiche del nostro paese, guarda caso l'agricoltura e l'alimentazione, il Made in Italy, come dire, no? Che invece potrebbero rappresentare, se ben difese, altro che Expo, e ben valorizzate, una delle chiavi di volta dello sviluppo e della ripresa economica di questo paese. Le energie rinnovabili, quello è un altro fronte in cui la mancanza di regole, di controlli, hanno permesso alle mafie di allungare le mani sull'energia pulita. Allora, non esiste energia pulita senza legalità, questo come legalmente l'abbiamo sempre detto, è fondamentale che lo Stato su questo agisca rapidamente. E allora, reati penali e lotta alla corruzione, io credo che su questo il governo Renzi dovrebbe dare, come dire, una prova di decisionismo, non tanto sulla riforma del terzo settore. Su questo invece il decisionismo ce l'aspetteremo e ci piacerebbe molto vedere quella verve, no? Che è tipica di Renzi su questi due temi, perché noi crediamo fortemente come Legambiente che su questo si basa la credibilità dello Stato, la capacità di riacquistare il controllo del territorio e soprattutto, ripeto, l'appoggio migliore a sindaci e a cittadini che ci credono e continuano a amare questo paese e alla memoria di quanti purtroppo in questa guerra sono rimasti vittime. Bene, grazie. Grazie, credo che...